Ma diciamo che sono famoso per la mia grande pazienza, ma a un certo punto lì sia la trasmissione che il presentatore avevano veramente preso una nota di parte e una Cioè del debito faziosità fazioso, dici, del debito fazioso. assolutamente Ma che faziosissimo volevano di farti dire, parte. scusa? Che volevano farti Ma dire? sinceramente non lo so, perché quello che mi hanno chiesto di testimoniare, di dichiarare, gliel'ho dichiarato più e più volte, ma non solo in trasmissione, ce lo dichiariamo da 20 anni, siamo scesi in piazza, continuiamo a Ma tu scendere. quanti anni hai, Questo qui. scusa, Io Bid? ne ho 31, mi chiamo Saif. Saif Abu Abid, giovani musulmani. Quanti esistono giovani musulmani d'Italia? Che asso, quante associazioni ci stanno qua? Tante ce ne sono, È 5, 6. È una. No, di Una. associazioni, sono tante, però non c'è solo la sua. Beh, sì, le associazioni islamiche sono tantissime in Italia. No, sì, ho capito. Scusa un attimo, però ti volevano far dire una cosa molto semplice, che tu devi condannare quelle stragi che sono fatte in nome del Corano. Cioè, perché Ma la rea... questo, signori, ce lo condanniamo tutti quanti, Vabbè, d'accordo, senza che quello è ci sia chiaro, bisogno ma... che qualcuno ce lo dica. Ho capito, però sono fatte in nome del Corano quelle stragi. Cioè, quelle stragi lì, quelle uccisioni sono fatte in nome del Corano. Allah Akbar Sono gridavano, fatte amico in nome di mio. un'interpretazione del Ma vabbè, ma Corano sempre Corano da è. parte di estremisti. E vabbè, ho capito, ma Luciani, dimmi. questa è la sottile differenza. La mafia uccide in nome cioè della cristianità, in nome, cioè Ma della non è cresce. Il nome c'è vero. della croce appesa al collo. Ma non è Noi vero, ma stai dicendo una cazzata! musulmani, Non è vero! Non, la mafia non uccide in nome della religione! Ma che dici? Ma dici una. noi musulmani siamo 1.700.000 persone qua in Italia e nessuno si azzarda a dire che l'Islam ci dice di uccidere, perché se no saremmo tutti qua in giro per le strade a farci esplodere o a fare cioè, Non degli è così atti semplice. criminali. Tu hai fatto un Noi, paragone. Scusami, Saif, aspetta un le attimo. persone intelligenti riescono a capire questo senza Vabbè, ma io bisogno non di dico che tutti i dire più musulmani che volte sono in dobbiamo Italia uccidere. sono... Scusa un attimo, fermo là. Io non ho detto che tutti i musulmani che sono in Italia sono bastardi, estremisti Te lo e spiego sono... io. Aspetta! Lui, E sono... loro, Ma la ci maggior mancherebbe parte... Mi fai altro. restare su una cosa, No, perché è importante. e sono d'accordo con le stragi. Io sto dicendo una cosa. Tu mi hai detto prima, anche la mafia uccideva in nome della cristianità e del Luciani, cattolicesimo e della croce. È una cazzata! La mafia uccideva per altri motivi! Provenzano, quando è stato arrestato, aveva al suo fianco la Bibbia e al collo la Beh, ma non croce. c'entra una mazza, non Senti cosa vuol uccideva. dire la Chiesa, Ma non è che faceva prima di mettere la. i preti quando stuprano i bambini, dicono questo è Dio che mi dice di farlo. Quindi Ma cerchiamo di non è essere vero, ma intelligenti, dai, su, ma stai dicendo delle cose assurde. cerchiamo di Stai essere dicendo. intelligenti, di non No, dare delle colpe di esistenza a una religione che non ingloba Saif, stai dicendo delle cose nei in... suoi Aspetta, valori vuoi stare la fermo? vivenza e il Vuoi stare terrore. zitto un secondo? Scusami, eh. Allora, Saif, abbi pazienza, hai detto due cose. Primo, che Provenzano quando uccide c'ha la Bibbia, eccetera. È una puttanata inaudita. Può essere Tu credente, sai il punto di Provenzano, ma chi vista. se ne frega? Ma è una stronzata! Non è che prima di Questa premere cosa i la bomba musulmani. di Capaci, chiunque sia, Riina o Provenzano, dicono, Padre nostro che se ne cieli, boom, esplode la bomba, prima cosa. Ma che c'entrano i preti pedofili che mica stuperano in nome Mai di non Dio? ammazzano, non Ma non uccidono. stuperano in nome di Dio, stuperano perché sono malati! Ma anche questi terroristi sono malati, Luciani. Non sono Sì, ma religiosi, dicono sono Allahu malati. Akbar prima Che di differenza uccidere, dicono Allahu Akbar! c'è? Rimangono Vabbè, comunque dei l'Islam non è un malati. problema. Tu dici l'Islam non è un problema. No, assolutamente. Non Come è fa a un problema. essere un problema una religione di fede e di pace? Ma quale pace? Dai, su, ma che c'entra? Ogni religione, a parte io sono convinto che ogni religione sia come dire, No, ma la base del non male, è la così, base del cioè male della società, non ma si questo è un altro possono discorso. criminalizzare le Io non sto persone criminalizzando per una nessuno. interpretazione errata da parte di qualcuno della Abbiamo già detto nei violenza. giorni No, ma scorsi. questo è il punto Ma fondamentale, abbiamo già perché se uno detto. continua a chiedere a E questo adesso c'è la qua e a pubblicità. tanti gli altri, pentiti, di che nel Non sto Corano dicendo c'è tutta, di pentirsi. ma è una roba, è mettere alla gogna le persone, dice allora tu, premesso che questo qui, come molti altri, non gira con un coltello pronto a tagliarti la gola, Sì. Vabbè, perché è un nostro lo concittadino, sappiamo, dai. vive nella nostra città, porta ricchezza al nostro paese e si deve sentire comunque umiliato Fermo. ogni volta. Fermo. Sei un imbecille perché non capisci un cazzo, perché sei ignorante soprattutto. La zanzara. Io però
non mi convinco di quello che dici, Parenzo. C'è questo signore che è membro dei Giovani Musulmani d'Italia, Saif Abu Abid, che dice che questi signori che ammazzano la gente a Parigi non ammazzano in nome dell'Islam, che l'Islam non c'entra niente. Sempre, allora, io sono tra quelli che ritiene che esiste il fondamentalismo islamico radicale. Esiste. Mi fai esiste chiedere una cosa, Saif, invece di fare le tue lezioni. Hamas, non ce ne frega niente delle tue lezioni. Non ce ne frega chiedere niente. Chiedere a questi qua, a questi ragazzi, a questi nostri concittadini, perché peraltro sono vabbè, italiano, per carità, ma chi dice niente? Una abiura non si capisce rispetto a che dentro cosa. Il Corano ci sono un sacco, ci sono un sacco di cose religiose. Giusto, quello che ti dico, poi sto zitto, è che questo ragazzo, come tanti altri che conosco, giustamente si offende perché dice: io sono religioso, non taglio la gola a nessuno, leggo il Corano e prego e ho una lettura del Corano non secolarizzata ma interpretata, in cui se uno dice usa la scimitarra, non uso la scimitarra, come capito, però, se uno leggesse il Nuovo Testamento poi e l'Antico Testamento, cioè, esiste la lapidazione ancora? Non è la stessa cosa. No, perché la Chiesa Cattolica nessuna esiste. Capito. Oggi l'Islam è una religione ancora sotto moltissimi aspetti medievale. Ma tu hai letto i libri di Tariq Ramadan, ad esempio? Sì, vabbè. L'Islam Saif, in Occidente. Scusa una cosa, Saif. C'è un problema di secolarizzazione. Dimmi una cosa, ma la donna com'è trattata nell'Islam? Ma c'è la donna, c'è nell'Islam, appena è nato l'Islam. Ma no, è nata oggi. Ma non possiamo fare la storia qui. Ragazzi, com'è trattata oggi la donna? Ma l'importante è capire i cenni storici dell'Islam. Ma non me ne frega una mazza! Come è trattata oggi la donna nell'Islam? Come è trattata in molti paesi islamici? Allora, come è trattata? Io sono abituato che se mi fanno una domanda do una risposta. Ho capito, ma non è che puoi fare la storia dell'Islam, ma non me ne frega niente. Oggi com'è trattata la donna nei paesi islamici? Malissimo in alcuni paesi. Non le interessa la mia risposta. Ma mi interessa, ma non rispondi. Non rispondi. Allora, se mi dia modo di rispondere. Vai, rispondi. Le sto dicendo che con la nascita dell'Islam alla donna, in generale nell'universo, sono stati dati dei diritti che non aveva mai avuto, sia in Occidente che in Oriente. La donna nell'Islam è trattata come madre della società, regina. Ma non me ne frega niente della chiacchiera. Nel concreto, oggi, nei paesi islamici, come viene trattata la donna? Questa la vuole raccontare lei da solo. Ah no, io la racconto da solo. Io la racconto da solo. Faccia pure, però se poi mi chiede una cosa. Cioè lei sta dicendo che l'Islam, che nell'Islam la donna è considerata ai massimi livelli. Assolutamente. Sì, vabbè, è la religione che dà più diritti alla donna. Più diritti alla donna. A tutte le altre donne, a tutte le altre religioni. E perché nello Stato islamico le stuprano le donne? Perché nello Stato islamico le stuprano? Ma lo Stato islamico non rappresenta l'Islam, Cruciani. Non rappresenta l'Islam. Dunque è tutta una parvenza questa cosa qua, che si appellano all'Islam, eccetera. È tutta una buonata. L'Islam rappresenta dei pazzi criminali. Dei pazzi criminali che usano l'Islam. E per potere usano un nome di una religione e quindi si spacciano per islamici. Per appartenenti a una fede religiosa che poi bisognerebbe solo comparare, non è difficile. E negli altri ha ragione. Le posso chiedere una cosa però molto precisa sull'Italia? Perché questo è importante, no? Le voglio chiedere una cosa molto molto precisa. Se 30.000 violenti possono prendere il nome dell'Islam a rispetto di 1.700.000.000, capisce che lei su questo secondo me può avere ragione. C'è un problema di alcuni stati e di come lo interpreto sull'uso della donna. Le chiedo solo una cosa. Gli imam in Italia dovrebbero fare un appello per dire che questo non è Islam, e loro dovrebbero dirlo. Gli imam italiani che predicano nelle moschee sono i primi che dovrebbero dire ai loro fedeli ogni venerdì in preghiera l'Islam vero non... questo è solo questo il punto. Ma siamo pieni di comunicati, l'abbiamo fatto con gli imam, dico i capi della preghiera. Sì, no, ma i comunicati degli imam, ma che ci famo con i comunicati? Beh, no, però è importante, se ci sono quali comunicati, ma quando mai? E questo non ci sono. Sabato tutte le associazioni islamiche scendono in piazza a Roma, a Milano. Va bene, scendete in piazza contro tutte le violenze, contro tutte le violenze dell'Occidente, dell'Oriente. Noi però lo facciamo. Sì. Vorremmo che anche la parte farete una manifestazione per la pace, dai. Farete una manifestazione per la pace, faremo una manifestazione contro le violenze. Contro tutte le violenze, sì, certo. Contro le violenze perpetrate in nome dell'Islam. Nell'Islam, sì, va bene, d'accordo. Benissimo, ottimo. Io voglio capire una cosa, ma le donne nei paesi islamici, non nell'ISIS, come sono trattate, bene o male? Pronto? Sì, mi sente? In Arabia Saudita, facciamo degli esempi chiari. Arabia Saudita, in Iran e in Arabia Saudita. Come vengono trattate le donne? Perché le donne non possono andare allo stadio, non possono guidare, ad esempio?
Beh, per lo stesso motivo per cui in Vaticano una donna non può diventare papa. Ma no, vabbè, sono, ragazzi, non ne posso. Beh, no, è una sua logica, alcuni, sta roba. Ci sono alcuni stati dove purtroppo c'è un estremismo, no? Cioè, tu stai dicendo che nel Vaticano, il Vaticano è uguale. No, perché questo è interessante. Il Vaticano come l'Iran, in pratica. Sulle donne come l'Iran. Quando c'è una teocrazia comunque assoluta. Io ripeto, parto dal presupposto. Io parto dal presupposto che tutte le religioni sono maledette. Questo è quello che penso io. Io penso così. Infatti, io sono ateo e penso così. Ho il diritto di pensarlo o no? Sì, in fondo siano un po' maledette. Anche il laicismo può portare dei danni pazzeschi. Sicuramente, però non mi puoi paragonare, amico mio Saif Abu Abid, il Vaticano all'Iran. No, lui ha detto la teocrazia vaticana. Ma come punti di vista? Ma è un. Non c'entra nulla il Vaticano con l'Arabia. Ma non ci sono le armate vaticane in giro per il mondo. Non più, non ci sono. Ma non ci sono neanche le armate iraniane in giro per il mondo. Beh, insomma, le armate dell'esercito iraniano. Ho capito, ragazzi, tu non puoi dire che le donne sono trattate. Anche in Vaticano. Anche in Vaticano. Cioè, le donne sono maltrattate in Vaticano come sono maltrattate in Iran. Guardi, in Iran non lo so, non sono mai stato. Vabbè, amico mio, però parla più vicino, sentiamo. Dai, se no non ti c'è sentiamo, una sostanziale dai. Differenza però in Arabia, in Vaticano le donne non sono trattate come in Arabia Saudita. In Arabia Saudita le donne non possono guidare la macchina, non possono uscire in pubblico se non in determinate condizioni. Cioè è un paese teocratico. Scusi, questo non c'è dubbio su questo. Saif, mi senti? Non credo che sia civile. Aspetta, questo. Saif, mi senti o no? Non c'è. Saif, dai, richiamatemi, so Saif, dai, via.